Viva la pa-pa-pa-pa, col po-po-po-po-po-pomodoro, viva la pa-pa-pa-pa, è un caca-caca-capo-lavoro. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, come vedete sono in cucina oggi, perché ieri, grande partita, Inter-Juventus, Juventus-Inter, big match, mi hanno fatto venire fame, mi hanno fatto venire in mente come si può preparare una bella insalata? Perché sento tutti gli interisti, però abbiamo giocato bene, se segnava Gagliardini il palo e li abbiamo messi sotto, tutte queste cose, no? Si fa una bella insalata, quindi vedi, ho preso già l'attrezzatura. Quindi ci mettiamo un po' di carotine, perché le carotine fanno bene, belle trifolate, già tagliate, neanche mi metto a tagliarle. Poi ci mettiamo un po' di pomodorino pachino, buono pomodorino, me lo mangio dopo, mettiamo dentro l'insalata. Poi ci mettiamo il però giocato bene, cioè ragazzi questo dell'insalata fa paura, però tu hai perso, però hai giocato bene, quindi lo metti nell'insalata. Poi ci abbiamo cipollini! Cipollini! Quelli di Massimo Boldi, grandi cipollini. Insieme ai cipollini ci mettiamo quel cipollino di Gagliardini che ha preso il palo. Però se segnava, se segnava, magari perdevi 2-1. Se segnava, magari. Magari no, però magari perdevi 2-1. Quindi ci mettiamo anche quello nell'insalata. Poi abbiamo, no, l'XS no, no, questa si beve, questa è una delle mie aziende, un giorno ve ne parlerò. Poi abbiamo, allora, vediamo un po' di olio. Olio per oliare i piedi e la testa pelata di crapa pelata Spalletti. Però, ragazzi, è colpa di Spalletti. Non è che la Juve è 3 volte più forte. No, loro hanno giocato bene. Non che la Juve accelera quando gli pare a lei, vince quando gli pare a lei. Ma va, l'anno scorso pure in 2 minuti ha vinto. Però era sempre colpa di Spalletti, quindi olio per la crapa pelata di Spalletti. Un po' di mais. Mettiamo anche il mais, perché comunque fa bene. Poi abbiamo aceto balsamico di ciliegia di vignola 10 anni, 10 anni, 10 anni. Praticamente quasi come l'Inter che non vince niente. Lei ha 8, questo è 10 anni. Sta cercando di invecchiare come il vino l'Inter. Più invecchia nel non vincere e più diventerà buono vince. Pensa che ha fatto 30 anni per fare un triplete. Ma ne fa altri 30, magari farà un altro triplete. Tanto loro però hanno giocato bene. Vincono una volta ogni decade, ma neanche ogni 5 decadi vincono una volta e loro sono soddisfatti così. Quindi l'insalata è pronta, abbiamo messo tutto, il palo di Gagliardini, gli errori di Spalletti. Ma come perde l'Inter, noi non siamo capaci a perdere come loro. Che scherzi, loro perdono, ma se l'hanno fatto vedere che sono scarse peggio delle altre. Con 7 infortunati, derby perso al 93esimo, siamo là. E domenica andiamo a giocare col Torino. Partita difficile, difficilissima, difficile. Vediamo, perché poi di tante chiacchiere. Ah, poi ecco cosa ci devo mettere. Il fair play, il fatturato, perché il Milan che è fallito ha speso 100 milioni in campagna acquisti. Adesso con Paquetà diventa 100 milioni, sono 55 di Higuaín, Laxalt, eccetera, e diventano 100 milioni. Loro che però sono andati in Champions, mettiamoci anche la Champions qua, amore, c'è una coppa qua. La Champions, va bene, la mettiamo dentro, siamo a posto così, e in bagno da me. Prendi, che dopo ce la metto. Ci mettiamo anche la Champions qua, perché loro sono andati in Champions. Quindi, essendo andati in Champions, loro possono proprio. Ah, tra l'altro, sono andati in Champions e hanno Suning che ha alzato proprio tutti i fatturati, sponsorizzazioni che arrivano a flotte, a flotte, a flotte. Sono praticamente i più ricchi d'Italia. Lo stadio sempre pieno, fatturano miliardi e miliardi di euro, però non possono comprare nessuno, solo parametri zero e prestiti, prestiti. Però noi siamo falliti e a gennaio, ovviamente noi che siamo falliti, compreremo. Loro che invece sono i più ricchi d'Europa, vediamo cosa faranno. Ah, eccola qua, la Champions, la mettiamo dentro. Questa qua, tra l'altro, ho vinto
C'è scritto, guarda. Champions League. Questa tra l'altro ho vinto la Champions del Fantacalcio, ma che ve lo dico a fare, chiedete al mio amico Chicco. Quindi ragazzi, per tutti gli interisti, mi raccomando, oggi una bella insalata dietetica, rimanete tranquilli fino a domani sera, che se dovessimo pareggiare come avete fatto voi in casa col Torino, che vi ha segnato Meite un gol che sembrava Garrincha, se dovessimo pareggiare o perdere col Torino, potete riuscire dai buchi dove siete finiti con i però abbiamo giocato bene, ragazzi, hanno giocato bene, e chi dice niente, hanno giocato bene, però a fine anno contano i punti, noi li abbiamo giocato bene, capito? Da Svidania interisti, ci vediamo domani, ciao ciao.